Ragazzi, scusatemi, ci sono stati un po' di problemi di connessione e sono stato costretto a riavviare il live. Scanning in progress. Hostiles inbound. Ok, è ripartito. A posto. Purtroppo quando si tratta di un gioco abbastanza importante, perché comunque l'abbiamo avuto prima del Day One, la connessione sempre così. È ripartito, quindi posso tornare in uno a non preoccuparmi. Oh. Adesso si fa sul serio. Ah no, l'abilità nuova non l'ho sbloccata, purtroppo. Questo scudo me lo potevo pure risparmiare, però mi pare brutto ogni tanto non usarlo. Le abilità si attivano col touchpad, nel caso dello scudo in questo caso, oppure con quadrato e cerchio. Ovviamente adesso non ho altre abilità da sbloccare, da utilizzare, quindi. Vedete, un nuovo fucile a plasma, questa volta l'arma è di colore verde, perché ovviamente le armi, ottenibili tramite il sistema di loot del gioco, hanno un loro grado di rarità, come in Destiny o The Division, ecco, per citarne due. Ad esempio, ciao Silvio C96, buon pomeriggio. Ad esempio, c'è l'arma bianca che è quella normale, c'è la verde che è comune, la blu che è... non mi ricordo come la definisce il gioco. Aspetta, adesso vi faccio vedere come la definisce. No, la blu mi sa che non ce l'ho. Vabbè, cioè comunque il livello di rarità va da bianco, verde, blu, arancione. Le armi di colore. Allora, questa arma qua la posso equipaggiare. Le armi di colore blu e arancioni possono essere migliorate. Adesso purtroppo non posso farvi vedere il sistema per migliorare le armi, perché purtroppo adesso il gioco, come vi ho detto, vi sto facendo vedere la prima ora di gioco e quindi non posso farvi vedere altro. Ah no, posso farlo con la granata, eccolo qua, con la granata remota posso farvelo vedere velocemente. Questo qua. Invece il rifornimento dell'arma, quindi quante munizioni credo. No, in questo caso aspettare la granata, il rifornimento che intende. Ah, quanto veloce, nel caso della granata, quanto veloce diventa la ricarica della granata, ecco. In pratica queste risorse si ottengono qui. Sì. Voi adesso le potete andare a migliorare, vedete? E io adesso. Ovviamente più alto il livello, più migliorie potete dare all'arma. In questo caso io, dato che il gioco l'ho appena iniziato, ho poche risorse, quindi posso fare ben poco, però giusto per farvi capire, ecco qua. No, migliora, ecco qua. Vedete? Volendo potrei migliorare l'arma. Ovviamente poi più è migliore l'arma e più potenziamenti potete metterci. Andiamo alla terza missione. Siamo sempre in Alaska. Purtroppo l'inizio del gioco, purtroppo tra mille virgolette, perché mi riferisco al live perché vorrei farvi vedere altre ambientazioni, ma l'inizio del gioco è tutto ambientato in Alaska.
Però dopo stare tranquilli, vedrete altre zone molto belle. Però adesso siamo solo qui. Anche perché siamo sotto embargo, quindi volendo non posso farvi vedere neanche l'altro personaggio che è a un livello più alto. Da una parte è meglio così, così non vi spoilerò troppo sulle ambientazioni e quant'altro. Allora qua vedete ci sono i nidi di questi, di queste zecche orribili. Io le odio, davvero le odio queste cose. Vedete, c'è un altro nemico ancora, abbiamo trovato. Che sarebbe praticamente la mamma, il padre di queste zecche orribili. Queste poi nascono da queste specie di nidi. Quindi voi volendo, quando trovate i nidi, vi conviene... Prima di non vi avvicinate troppo, li distruggete alla distanza, così non escono... Non escono altri. Aia, aia. Dobbiamo distruggere le incubatrici dove nascono sì, bastardini. Mamma mia, sono andato a mettermi nelle mazzate. Sono andato a mettermi. Cioè, abbiamo il fucilozzo a pompa però, dai. Però sono andato a cercarmi le mazzate, eh. E ripeto, questo è niente rispetto a... In confronto a quello che vedrete dopo, eh. Davvero. Mamma mia, basta! Vi odio con tutto il cuore. Poi durante il gioco, sparsi nella mappa, più avanti, troverete anche dei boss che sono completamente... Alcuni sono davvero... ecco, adesso si è unito un altro giocatore a noi, vedete? Dicevo, troverete anche dei boss che sono completamente opzionali. Boss degli eventi che potete attivare per ottenere più punti esperienza, insomma. La vastità maggiore delle mappe aiuta abbastanza il gioco a la ripetitività delle missioni, perché appunto le missioni sono abbastanza ripetitive, come vi ho detto, però il fatto che le mappe sono abbastanza aperte aiuta un po', perché voi magari volete andare da un'altra parte, andare ad affrontare un boss, andare a fare un evento, i nemici sono abbastanza variegati, quindi c'è il problema della ripetitività delle missioni, però è anche limitato al fatto che o meglio, aiutato dal fatto che ci sono diverse cose da fare nel gioco, ecco. Poi ripeto, il livello di sfida adesso è abbastanza semplice il gioco, perché appunto queste sono le prime missioni. Il livello di sfida è anche abbastanza accessibile. No, scusate, accessibile, è anche abbastanza impegnativo, scusatemi. Adesso tutto sembra abbastanza semplice, però dopo davvero vi troverete, non dico a bestemmiare come in Dark Souls da fare, ecco, soprattutto se non giocato insieme ad altri. Il gioco è tranquillamente giocabile da soli, però ovviamente ne guadagna molto in divertimento quando si gioca insieme ad altri giocatori. Adesso si è unito a noi, vedete, sto tizio che io non so neanche chi è, chi sia. Dobbiamo andare di qua.
Chiudere su uno, dai, un altro quarto d'ora posso farvelo vedere tranquillamente. Dobbiamo salire qua, mi sa. Sì, di qua. Sono morto. Aiutami. Ho sbagliato io. Sono andato troppo sotto i nemici. Intanto mi sblocco una nuova abilità. Mi scarico. Lo schianto al suolo. Ok, possiamo andare. Ho sbagliato io. Ovviamente alla morte i nemici respawnano. Però i progressi sono salvati. Quindi ad esempio se... un esempio semplicissimo. Se a un certo punto vi troverete, state facendo una missione con... che ne so, dovete sabotare un posto mettendoci una bomba, voi dovete proteggere per un minuto questa bomba. Se che ne so, a 25 secondi mancanti voi morite, e i progressi sono salvati in quel punto, però ovviamente i nemici sono tornati a posto. Ok, scusatemi, ma credevo fosse qualcuno della redazione che mi cercava. Ah cacchio, ho finito le munizioni. Porca miseria. Devo andare di qua. Aia, sono andato a cercarmi proprio le mazzate là. Porca miseria. Però ho tolto lo scudo. Era importante togliere quei dannati scudi, perché altrimenti le torrette rompevano le scatole. Ecco qua. Sono tornato in vita però, perché sto tizio qua mi ha aiutato. Devo sfruttare un po' di più le abilità, perché io... questo personaggio ancora non mi trovo benissimo, quindi le abilità non riesco ancora a sfruttare bene. Ecco qua. L'arma pesante credo di non riuscire a farvela vedere entro durante questo live, perché si sblocca un po' più avanti. Quindi purtroppo no. Ok, mi sa che la missione è finita, sì, procedi verso il punto di evacuazione. Beh, fine missione ogni volta vi dà, vedete, il loot. Andiamo. Il gioco graficamente è molto bellino, gli effetti particellari sono belli da vedere, la neve, le esplosioni, davvero il gioco ne è pieno di esplosioni, graficamente è davvero molto gradevole, poi tutto è molto fluido a 60 frame al secondo, quindi davvero c'è poco da dire da questo punto di vista. Ho sbloccato il revolver, ma il revolver lo odio a morte. Arma primaria, una nuova pistola, ok. Volendo posso anche migliorarli qui ancora. Va bene. Andiamo qua. Ah, Ucraina, poi faccio un'altra ambientazione, dai.
Siamo sempre a livello professionista. Located near the old Chernobyl power station in Pripyat, this mission takes you deep behind enemy territory, into the heart of the European zone of alienation. Your first objective is to clear the perimeter around the landing area from which we can stage further operations. Glad this bird is radiation heart. Take care out there, Captain. Distruggi Xeno. Ah sì, questo me lo ricordo. Vedi, già qua un altro tipo di ambientazione, siamo in Ucraina, piove, già la palette di colori è diversa rispetto a quanto abbiamo visto finora in Alaska. Ma le ambientazioni, ripeto, sono abbastanza variegate, mi piacciono molto. Ancora, vedete, un altro tipo di nemico, vedete, in pratica è una sorta di drago ma un po' più grosso. C'ho tantissime zecche di... Ah, qua vedete, ad esempio, c'è un boss qui. Questo boss, voi... no, sta dall'altro... dietro il muro, sta. Però voi volendo questo boss potete anche lasciarlo stare. Nessuno vi obbliga ad affrontarlo. Sulla mappa viene segnalato, lì, col pallino rosso, lì c'è un boss. Volendo potete affrontarlo. Ah no, abbiamo attivato l'evento, vedete? Abbiamo attivato l'evento. Io adesso devo fare solo una cosa per aiutare sto tizio, ma... Porca miseria. In pratica si attivano, vedete, gli eventi e... E voi insomma andate a caccia di boss. In altri casi gli eventi riguardano l'uccisione di orde di nemici sempre più grosse. È comunque un'aggiunta in più che... ti invita a continuare a giocare anche dopo aver completato il gioco, insomma. Poi vedete, ad esempio, qua ci sono anche i cecchini. Vedete, questi qua che vi sparano. Io sono odiosi anche i cecchini, sono abbastanza odiosi. Passando. Allora, dobbiamo distruggere i nidi. I nidi stanno di qua. Fa vedere. Qua. Spara. Quest'altro. Io vedete, per questo a volte odio giocare con gente che non conosco. Per questo se n'è andato qua, non so perché. E poi io devo andare a resuscitarlo. Porca miseria, il nervoso che mi fanno venire. No, di qua dobbiamo andare. Dove vai? Vabbè, tanto sono io l'osso della partita. Quindi in caso di... si allontana troppo, lui dopo viene teletrasportato vicino a me. No, però l'ha capito. Meno male. No, dobbiamo passare di qua. E qua ci sta anche il combustore, che in pratica è un nemico che... ecco, prima vi parlavo delle esplosioni, guardate quanta roba c'era. In pratica il combustore è un tipo di nemico che una volta morto... esplode e distrugge tutto ciò che c'è attorno a lui. No, dobbiamo fare qualche altra cosa qua per vedere. Critical.
No, voglio sapere quell'altro che fine ha fatto, vabbè. Lui muore e io devo... Ecco. Ma usa lo sfumato, mamma mia. Ah, ragazzi, è arrivato un altro giocatore ancora. Basta che non muoia subito pure lui. Ecco, come non detto? Purtroppo quando... Se non... Ok, vabbè. Ma stavo dicendo, se non muoiono tutti, non si può tornare in vita, a meno che appunto qualcuno non venga a risuscitarvi. Qua sono andato io a cercarmi le mazzate da questo, ovviamente. Dobbiamo trovare un'altra incubatrice, ovviamente. Dove cacchio sta il nido? Il nido sta... Non lo vedo. Perché questo non usa il cacchio di fucile a pompa? Non l'ho capito, vabbè. No, ok, abbiamo distrutto il Xeno. Porca miseria, quanti ce ne stanno? Ho preso un'altra arma secondaria, io raccolgo con piacere. Adesso dobbiamo andare a beccare un boss. Uccidi il sorvegliante, noi ci andiamo subito. E sali qua. Ok ragazzi, io direi che finisco questa missione e poi chiudo il live, perché poi devo farvi vedere circa un'ora di gioco, quindi ci siamo. Oddio, veramente potevo farvi vedere fino a un certo punto, però ormai siamo quasi lì, quindi... Direi che il gioco ve l'ho fatto vedere, vi ho spiegato un po' di cose, quindi è inutile allungarci più del dovuto. Vi ho fatto vedere anche un po' di cooperativa, visto che altri giocatori sono uniti a me. Ma perché stanno là dietro quelli? Vabbè. Dai, eh. Adesso c'è il boss. Madonna santa. Chi mi aiuta? Forse sono morti tutti. Adesso mi sei... No vabbè, adesso forse ce la fa. Glad we aren't going to have that thing stomping around while we set up camp. The old UNX facilities here will serve as an operating base. Let's get you home while we set up and look for the Red Star. Che poi adesso sono andando, siamo tutti tank, mi sa, no? No, lui no. Questo dovrebbe essere il medico. Ah, vero, ho sbloccato il boomerang adesso. Va bene. Possiamo tornarcene a casa. Adesso lo faccio vedere da qua. Vabbè, pistola, arma secondaria. Eccolo qua, il boomerang. È molto utile, devo dire.
played, Captain. Despite facing an even larger force than expected, you've cleared the area and enabled you and... Io direi di abbandonare la squadra attuale, così gli altri non mi riscocciano. Vabbè, abilità passiva. No, sì, ancora un'abilità passiva, quindi sblocchiamo questa. E nulla ragazzi, allora, questo era Alienation. Vi ho fatto vedere più o meno la prima ora di gioco. Potrei farvi vedere qualche altra missione, però diciamo che... Direi che di avervi fatto vedere un po' tutto, quindi è inutile allungarmi ulteriormente. Vi ricordo che su Console Tribe trovate la recensione, l'ho scritta io, ci ho dato un bel 85 al gioco, molto divertente, frenetico, bello da vedere, tante cose da fare, però ci sono alcuni difetti, una struttura delle missioni ripetitiva, una storia un po' meh e la mancanza di una cooperativa locale, che in questo tipo di giochi secondo me è abbastanza grave. E va bene, noi ci vediamo domani, ci vediamo con Hitman, con il secondo episodio di Hitman, ambientato a Sapienza, credo che lo sbloccheranno a mezzanotte o nel primo pomeriggio, quindi non so, vedrò poi io come regolarmi con live, se lo sbloccano in mattinata io nel pomeriggio faccio il live, altrimenti se ne parla la sera, vi terrò aggiornati come sempre sulle pagine di Console Tribe. E nulla, grazie per avermi seguito, ci vediamo domani con Hitman. Ciao e andate a leggere la recensione di Alienation che trovate sul sito. Ciao a tutti!